Ma bella a tutti ragazzi, siamo tornati qui con Come giocherebbe, la serie dedicata alle rose di FIFA 16, quindi il calciomercato della sessione estiva di quest'anno, ovvero il 2015. Ci troviamo in Serie A, siamo tornati in Serie A con la Roma, la squadra che avete scelto voi, come sempre, con l'hashtag Come giocherebbe, tutto maiuscolo, due punti, la squadra che desiderate e la commentate come al solito sotto questi video. Allora, siamo tornati in Italia, siamo tornati con la Roma, colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno commentato anche su Facebook, che lasciano mi piace su Facebook. Sì, perché su Facebook c'è una fanpage che si chiama P Quadro Gamers, che è la fanpage di Facebook, per contattare me, per rompere le palle a me e dirmi: ehi, ciao, come giocherà questa squadra? E io te lo dico perché sì, perché sono una brava persona e nonostante tu non sei capace di intendere, di volere, nemmeno di scrivere, io ti rispondo perché sei un mio caro fan. Allora, dopo questa cosa bella, voglio presentarvi questa Roma. Allora, andiamo subito nel dettaglio, quindi andiamo a vedere un attimino la rosa nel dettaglio. Allora, partiamo dal portiere che è Szczęsny, come cazzo si chiama. Ragazzi, come al solito ci saranno 7 miliardi di persone che non pronunceranno correttamente Szczęsny, che sarebbe Szczęsny, ecco, Szczęsny, ok, Szczęsny. Ok, perfetto. No, me lo devo ricordare perché poi sicuramente lo sbaglio all'interno delle carriere di FIFA 16 che ci saranno, arriveranno. Sì, arriveranno e poi vedrete. Se andate ad esempio nella fanpage ci sono dei post inerenti alle scelte delle carriere allenatore. Quindi se volete andare e dire la vostra, andate pure che comunque io poi dopo vi rispondo. Allora, Szczęsny arriva dall'Arsenal, nuovo portiere che dovrebbe giocare titolare al posto di De Santis, ha ben figurato nelle amichevoli ultimamente, quindi dovrebbe giocare in nazionale polacco. Poi abbiamo Maicon sulla destra e dobbiamo dire anche un'altra cosa, Florenzi è stato indietreggiato, quindi come lo vedete qui, che è un AD, molto probabilmente, vabbè, già lo sapete, se andate a vedere è anche terzino destro, si fa tutto, ala, centrocampista, terzino, povero Florenzi, insieme alla nonna è un tuttofare. Allora, potrebbe giocare anche Florenzi come terzino destro titolare, per esempio contro il Valencia ha giocato come terzino destro titolare, quindi cioè, non mi sorprenderei di vederlo qui al posto di Maicon, che è perennemente infortunato, non è più il Maicon dell'Inter. Però per il momento manteniamo Maicon titolare. La difesa titolare è formata da Manolas e Castan, il rientrante Castan che ha subito un grave infortunio, veramente grave, e sono davvero tanto felice di vederlo in campo perché se lo merita. Ha ben figurato anche lui nelle scorse stagioni con la Roma come difensore centrale insieme a Benatia, una delle difese, se non la difesa migliore del campionato. Quindi Manolas, Castan, difesa titolare di questa Roma insieme a Cole. Sì, c'è Cole a sinistra. Perché c'è Cole a sinistra? Perché io vi ricordo semplicemente come al solito che questo mercato è aggiornato. Allora, quando è aggiornato? Indovinate un po' quando è aggiornato. All'11 agosto. Quindi all'11 agosto abbiamo Digne che dovrebbe arrivare, però non ha ancora firmato. Però arriva, però poi c'è il riscatto a 16 e mezzo. Allora, per il momento c'è Cole, molto probabilmente ci sarà Digne del Paris Saint-Germain qui sulla sinistra, quindi per il momento mantengo questo, non faccio la cazzata dell'altra volta dove ho preso a storie, sì, ha firmato, è andato, è a Di Maro, sì, il cazzo, poi se n'è andato alla Fiorentina, quindi non faccio questo errore, per il momento c'è lui, ricordatevi per tutti coloro che arrivano dopo l'11 di agosto che il mercato è aggiornato fino a questa data. Andiamo a vedere il centrocampo, che è davvero davvero tanto forte con De Rossi, Pjanic e Strootman. Dovrebbe essere lui il titolare, Strootman, però abbiamo anche Nainggolan, lo sapete benissimo che Nainggolan potrebbe giocare molto più spesso e volentieri di Strootman. Centrocampo che a mio parere con Pjanic, che è veramente un fenomeno, perché Pjanic è un fenomeno, è un centrocampo veramente forte. La Roma ha un centrocampo molto molto tecnico, difensivo, è completo, ecco, un centrocampo equilibrato completo.
come del resto è anche l'attacco, dove abbiamo Gervinho che non è partito con elicotteri, piscine per l'Arabia, è rimasto alla Roma, è un buonissimo giocatore, io non posso dire niente perché Gervinho è la freccia nera della nostra Inter nella carriera allenatore, ha giocato benissimo nella Roma e bla 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 bla, sapete tutto, sapete tutto. C'è da dire che comunque potrebbe alternarsi con Ljajic, o magari Ljajic essere venduto, o magari mettere Salah sulla sinistra. Ecco, tante 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 ali. La nostra Roma, ovvero la Roma, non è anche nostra perché non è mia, se era mia, megoglioni, non ero qua. Cosa vi posso dire? Che comunque Salah potrebbe essere spostato a sinistra con a destra i Turbe, potrebbe esserci anche Iago Falche, ci sono tante tante alternative. Per il momento Gervinho e Salah, che hanno giocato titolari insieme a Totti che è il capitano, come sapete, molto probabilmente ci sarà Dzeko qui davanti, però chi lo ammazza, cioè Totti è titolare, raga, Totti è titolare, e proprio per questo vi faccio vedere ora come ora la squadra che utilizzerei io in FIFA 16 con la Roma. Allora raga, partiamo dal presupposto che il modulo che ha la Roma, quindi questo 4-3-3 con le ali larghe, può essere quello titolare, quindi può essere quello molto più in forma per i giocatori che possiede la Roma, e è quello che piace di più a me, quindi io mantengo questo modulo. E come vedete, allora, mantengo sempre in porta Chesney, adesso l'ho detto bene perché ho imparato. Poi c'è Florenzi, che vado a metterlo come terzino destro al posto di Maicon, perché Florenzi nasce come ala, però come terzino è molto più veloce, quindi parliamo di un FIFA veloce e parliamo di giocatori che rendono di più se sono scattanti. Quindi Florenzi terzino, la difesa titolare con Manolas e Castan, Romagnoli in procinto di partire per il Milan, l'ho tenuto fuori, con Cole che ancora è qui aspettando Digne. E il centrocampo è ancora lo stesso, quindi con De Rossi, Pjanic, Nainggolan, che praticamente l'ho sostituito a Strootman, che è molto bravo però più lento, quindi Nainggolan è meglio. Ecco, però siamo realisti con Gervinho e Salah sugli esterni e Dzeko attaccante. Siamo realisti perché? Perché sapete benissimo, andiamo qua in basso, andiamo a vedere un paio di cose. Dumbia ancora la Roma, parliamo di Gervinho, ma parliamo del bomberone, parliamo di Ibarbo, ragazzi. Ibarbo, Dumbia e Gervinho sono i tre più buggati di FIFA, non c'è un cazzo da fare. Cioè l'attacco della Roma è il più buggato di FIFA 15, quindi non c'è un cazzo da fare. Cioè se dobbiamo parlare FIFA-mente parlando, Gervinho, Dumbia con Ibarbo senza dubbio, però se siamo un pochino realisti utilizzo Gervinho e Salah. Poi vabbè, ovviamente quando nei momenti di bisogno, nei momenti di sfiga che stai perdendo, butti dentro i buggatoni e ovviamente ti aiutano chiaramente a portare a casa una vittoria. Ma parliamo un attimino anche delle vendite, parliamo di Spolli che se n'è andato al Carpi, di Balzaretti svincolato, Verde che è andato al Frosinone, un ottimo giovane, e anche Skorupski che è andato all'Empoli. Come vedete abbiamo in panchina De Santis, Young Ambiwa, che anche lui potrebbe andarsene, potrebbe andare a Lione. Poi c'è Maicon, Strootman, Totti che l'ho messo in panca, sì, ahimè, ho messo il capitano in panca. Ljajic, anche lui potrebbe partire come già vi ho detto. C'è Bomberone, Ibarbo, poi c'è Lobont, Curci che è ritornato anche lui, Torosidis, Romagnoli, Capradossi, Keita, Di Mariano, Destro che molto probabilmente è al Bologna ormai, quindi anche lui dovrebbe essere via, Sanabria che anche lui in procinto di partire per andare allo Sporting Gijon. Poi c'è Paredes, giovane molto buono, che anche lui sicuramente verrà girato in prestito, magari non verrà girato in prestito. Ucan, Ugat, Upicheles, eccolo qua, c'è Ucan che rimane qui. C'è Dumbia, Marchinho che rientra dall'Arabia, anche lui verrà venduto speriamo. E c'è Iago Falche che sicuramente in FIFA 16 sarà molto più alto come overall e salirà penso non poco. Allora ragazzi, come al solito il prossimo episodio siete voi a sceglierlo, quindi andate qui sotto con l'hashtag come giocherebbe a scegliere la prossima squadra che non dovrà essere Chelsea, Bayern, Monaco, Manchester United, Manchester City, Milan, Inter, Juve, Napoli,
Paris Saint-Germain, Barcellona e Atletico Madrid. Raga, quelle squadre non le dovete scegliere, perché quelle le ho già fatte già negli episodi precedenti. Per tutti coloro che non si ricordano le squadre già fatte, andate qui nella playlist, quindi andate nella pagina principale di YouTube, nella sezione principale del canale, e andate a vedere in playlist la sezione come giocherebbe. Vi vedete tutte le cazzo di puntate e dite: ehi, ma io sono stronzo, ho commentato una puntata che già ha fatto Bubu. Sì, sono stronzo, esatto, però io non lo penso, ma te lo sei detto da solo. Quindi ragazzi, io vi aspetto alla prossima, tanti mi piace, tante condivisioni e soprattutto mettete mi piace su Facebook. Ciao belli!